prossima domanda potrebbe essere appunto qual è, o se ci può dare maggiori informazioni su questo fil rouge che lega un pochettino queste discipline. E poi, diciamo, un'altra cosa che abbiamo preso dalle sue citazioni, lei afferma che l'insegnamento di queste discipline deve essere condotto solo per l'amore della tradizione. Prima ha parlato di rapporto cuore a cuore e non per riscontri economici, ma ci può dare maggiori, diciamo, dettagli su questo? Ma diciamo che allora, il fine delle arti marziali, come un po' di tutte le discipline tradizionali giapponesi, ma anche non giapponesi, è il progresso della persona umana, no? Il progresso della persona umana, che cos'è? Diciamo, il nostro modo di vedere, di queste discipline, è inteso come un aumento del livello di armonia. Cioè il concetto di armonia è quello che guida il progresso della persona umana. Quindi si è più avanti nel progresso, tanto più si percepisce di essere in armonia con se stesso, in armonia con il prossimo, in armonia all'interno della società, in armonia con la natura, cioè diciamo a livelli sempre più ampi, in armonia con l'intero universo, arrivando anche a dei concetti che sono più spirituali che materiali, no? Questo è, diciamo, l'obiettivo di progresso che c'è nelle arti marziali tradizionali. E tradizione, l'ho detto prima, significa trasmissione, quindi è chiaro che la trasmissione di questi principi etici avviene per il solo piacere di promuovere questi principi etici, per il solo, diciamo, piacere nel trasmettere questa ricerca in un'armonia sempre maggiore. Non può entrare in questo tipo di rapporto, non ci può essere un aspetto economico. Se uno capisce, diciamo, questo, a nessuno viene da pensare, vabbè, allora mi paghi, oppure no, però allora voglio essere pagato per insegnarti come essere in armonia con la natura. Cioè, diciamo, sono concetti proprio che stridono, non c'è modo di inserire uno dentro l'altro. Io direi che è questo.